Dybala a Trigoria, De Paul a Madrid, Diepredes in vacanza, ecco il retroscena. Rodrigo De Paul è tornato due giorni fa a Madrid. Paulo Dybala, stamattina, è arrivato a Roma. Lautaro Martinez sta sbarcando a Milano, Leandro Paredes e Angel Di Maria si rivedranno a Torino il 2 gennaio. Leo Messi è atteso il giorno successivo a Parigi, come mai, dopo la finale vinta il 18 dicembre contro la Francia. I campioni del mondo dell'Argentina hanno appuntamenti così diversi con i vari club. Il motivo è semplice, a tutti spettavano due settimane di vacanza. D'accordo, dopo la finale. Ma poi i giocatori hanno scelto, a loro discrezione e con i vari club. Quando rientrare? Dybala e le vacanze tagliate per la Roma. Paulo Dybala, ad esempio, ha scelto di godersi soli 10 giorni di ferie, Natale compreso, in Argentina. Poi, dopo aver parlato con Mourinho, ha scelto di rinunciare a 5 giorni di vacanza per ripresentarsi oggi a Roma. Per De Paul sono stati 6 giorni in meno, per Lautaro dovrebbero essere 4. Paredes e Di Maria, invece, a meno che non ci ripensino, torneranno a Torino il 2 gennaio. Sua Maestà Messi direttamente il 3. È vero che, rispetto a Dybala magari, sono più stanchi perché hanno giocato di più. Ma è vero anche che questo è stato un mondiale atipico e i club, con i rispettivi tifosi, magari si aspettavano qualche accortezza in più. Virgola.